Buongiorno e bentornati qui su Gaming Galaxy, video bonus, visto che è sabato, il video ufficiale uscirà domani che è domenica, ma volevo dare un attimo di aiuto a tutti coloro che giocano su PC e che su Discord con me hanno avuto problemi, li ho dovuti aiutare per quanto riguarda le impostazioni, perché questo gioco è ottimizzato col culo. E se potevano fare qualcosa di sbagliato, credo lo abbiano fatto. Quindi, per far andare decentemente il gioco, ripeto, io gioco sempre con una 2080 e quindi ho la facoltà di avere un PC di alta fascia e non ho problemi neanche in epico, ma per aumentare comunque gli FPS e soprattutto non avere quelle rotture di scatole che questo gioco dà, cioè tutti i riflessi, le piante che sinceramente non servono praticamente a nulla se non a far calare drasticamente gli FPS sotto i 60 durante i combattimenti. E considerando che dalla versione alta alla versione epica la grafica cambia praticamente di 0,01% in bellezza, ho deciso di fare delle impostazioni, di trovare delle impostazioni che facessero schizzare gli FPS in alto e avere comunque una resa grafica migliore. Quindi andiamole subito a vedere e spero di esservi utile ovviamente in questo video. Vi ricordo, prima di guardare queste impostazioni, di iscrivervi al gruppo Facebook che trovate qui sotto in descrizione e se volete giocare, siete su PC, volete giocare con noi, con me e con tutti gli altri ragazzi che giocano a Godfall, siete benvenuti qua su Discord. Trovate sempre il link in descrizione per potervi unire a noi direttamente. Guardiamo velocemente le impostazioni. Come potete vedere, io gioco in Full HD, quindi neanche in 4K né in 2K, non è importante, non me ne frega niente. La sincronizzazione verticale è elevata, ma andiamo a vedere i preset di qualità. Io ovviamente l'ho messo su personalizzato e non su epico. Per quanto riguarda la distanza di vista, ho lasciato l'alta, tra l'altro epico cambia veramente veramente poco. La qualità delle ombre è una delle cose che inficia moltissimo sugli FPS, ed essendo che questo gioco è veramente un luce ombre enorme e gigantesco, e non abbiamo il ray tracing perché grazie a AMD, semplicemente noi lo postiamo a medio. Vi posso garantire che non cambia assolutamente niente, comprensivo dell'anti-aliasing. Queste due cose a medio fanno sì che gli FPS schizzino abbastanza in alto. I dettagli delle texture ovviamente alte, anche qua fanno in modo che la qualità del gioco sia la migliore che possiate trovare. Per quanto riguarda gli effetti visivi, che sono tutti quegli effetti che durante i combattimenti rompono le scatole alla scheda video e la fanno abbassare terribilmente di FPS, soprattutto durante gli scontri con tanti mob e quindi con tante cose a schermo che esplodono, partono, fanno e forcano. Quindi gli effetti visivi e i dettagli texture alto e gli effetti visivi a medio. Per quanto riguarda la post-elaborazione, potete lasciare alta senza alcun problema. E la qualità del fogliame, se qualcuno osa dire qualcosa perché l'ho messa bassa, lo picchio. Perché veramente sapere che la qualità del fogliame, di cui non ce ne può fottere di meno, è alta o epica, vi cambia di un FPS. Per farvi capire la differenza tra basso e epico, cioè proprio zero. In questo gioco è zero. Per quanto riguarda la luminosità, io ho messo 20 perché è veramente luminoso sto gioco, quindi ho abbassato la luminosità base che dovrebbe essere 21. Il motion blur l'ho tolto. Il riflesso della lente, che è una delle cose più fastidiose di questo gioco, che ha dei cambi luce molto particolari, l'ho tolto così da non avere lo sparaflash delle luci direttamente negli occhi. E il bloom, che molti non hanno capito che cos'era, lo abbiamo scoperto in questi giorni, non sono altro che le lucettine che abbiamo sulle armature, che da 5 a 2 sono leggermente più scure e non fanno veramente alcuna differenza. Ovviamente per tutti quelli che hanno le AMD potete attivare l'AMD Fidelity FX LPM, che vi dovrebbe migliorare un pochettino la qualità delle luci e delle ombre, ma ovviamente io non ce l'ho e quindi è disattivato. Bene, queste erano le impostazioni che io utilizzo. Ovviamente, se non avete una 2080, non avete 32 giga di RAM, non siete su un SSD, ma avete tutto quello che riguarda il consigliato o il minimo, considerate di scalare tutto quello che vedete di una tacca in sotto, fino ad arrivare ovviamente a giocare tutto in basso. Quindi giocate comunque con le impostazioni, non succede niente. Queste sono delle impostazioni per avere una qualità ottima e per avere ovviamente una resa migliore con gli FPS. Ve lo lascio qua, giusto un minuto,
quello che io normalmente gioco, e quindi quello vedrete esattamente quello che io guardo mentre sto giocando, e come vedrete la qualità è veramente comunque molto molto alta. Bene, con questo è tutto. GG a tutti quanti.